Presidente Fontana, quasi un anno e mezzo dalla sua presidenza all'Amgas, possiamo dire che è un'azienda che va con buona energia? Assolutamente sì, l'anno 2016 che si è appena concluso ci ha visti protagonisti non solo per quanto riguarda gli obiettivi primari che sono stati tutti traguardati, il rispetto degli obblighi derivanti dal piano di ristrutturazione, il mantenimento del certificato di qualità ISO 9000, il riconoscimento di premialità per gli standard di sicurezza mantenuti da parte dell'autorità. Ma questo CDA ambizioso da me presieduto è andato ben oltre rispetto alle attività finora conseguite dalla società e ha raggiunto anche degli altri obiettivi, i cosiddetti obiettivi secondari, che sono di grande successo. Ricordo che nel 2016 abbiamo sottoscritto una convenzione con l'università per rendere disponibile questa azienda anche agli studenti universitari del Dipartimento di Economia al fine di formare dei tirocini presso l'azienda. Abbiamo concluso un accordo che continua e ancora in essere con l'Arma dei Carabinieri per la gestione e la disalimentazione dei morosi. Ricordo solo un dato, nel 2015 le disalimentazioni erano attestate a circa il 4%, nel 2016, grazie a questa nostra volontà, hanno superato ben il 60%. Ciò ci ha permesso di ridurre di quasi il 300% il rischio di sanzioni da parte delle autorità. Nello stesso anno abbiamo, ricordo, chiuso quel contenzioso in essere con il personale lasciato in sospeso fin dal 2010, quindi abbiamo in un certo senso accolto alcune istanze dei lavoratori, sempre nei limiti imposti dal socio unico, nel rispetto di quei limiti previsionali e di adeguamento della spesa del personale pubblico. Ricordo che a settembre abbiamo inaugurato la nuova cabina Remi, la cabina di primo salto, per adeguarla ai nuovi standard di sicurezza e soprattutto con l'impiego di nuove tecnologie. Anche qui il CDA da me presieduto ha realizzato l'intervento con un abbattimento dei costi previsti di oltre il 30%. E poi la gestione dei costi ordinari di manutenzione, di utenze, di locazioni, che ci ha permesso di abbattere sul totale dei costi di gestione anno 2016 quasi 200.000 euro. Quindi siamo riusciti a risparmiare, pur facendo bene, pur lavorando meglio e pur raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati, a un minor costo, che è questo motivo di pregio e di vanto da parte del CDA. Bene, allora, questo è il bilancio più che positivo. Molta gente non sa che voi di fatto siete i padroni della rete attraverso cui passa il gas che poi gestisce Amgas Blu. E in molti continuano ancora a chiedersi: ma perché questi padroni, che sono appunto titolari di una rete così infinita, non si mettono in proprio anche a gestire una serie di altre infrastrutturazioni sul territorio con la sfida del gas che appunto con gli ATO si preparano? Cioè, il salto di qualità in quest'AMGAS lo aspettiamo, avverrà come? Quando? Da una parte abbiamo la normativa che ci pressa, il quadro normativo, il mercato che ci pressa verso la privatizzazione, verso il sovradimensionamento oltre la dimensione comunale. Dall'altra parte ereditiamo un AMGAS che è confinata nei limiti di un piano di ristrutturazione che stiamo rimodulando per avere una marginalità operativa più ampia. Dentro questo scenario, l'Angas cerca di cogliere le migliori opportunità offerte dalla possibilità di uscire dall'ambito comunale, quindi cercare delle alleanze che le permettano di sovradimensionarsi e competere con i maggiori players del settore, quindi andare oltre confine del comune attraverso delle alleanze strategiche. Nel fare questo, ovviamente, dobbiamo tutelare che cosa? I nostri lavoratori, dobbiamo tutelare la nostra immagine, dobbiamo tutelare il nostro patrimonio, la nostra sede. Tutto ciò che abbiamo ereditato in questi 70 anni di attività. È una sfida importante, ma che questo CDA ha deciso di affrontare al meglio.